Ringrazio la nostra segreteria, la segreteria è l'organizzazione di AIAS per questa ennesima opportunità, ennesimo incontro che stiamo organizzando. Ormai siamo minimo uno alla settimana, ma mediamente due e a volte tre incontri alla settimana. Questi webinar che sono organizzati dalla nostra associazione, AIAS, l'associazione italiana che dal 1975 riunisce i professionisti che lavorano nel settore salute, sicurezza e sostenibilità. Oggi parleremo di una tematica che è molto urgente, direi, è innovativa e contemporaneamente urgente, che è la compliance e il rispetto delle norme ISO, che chiedono appunto alle organizzazioni, a tutte le organizzazioni, di aderire e di ricevere, diciamo, delle innovazioni importanti all'interno dell'organizzazione, come ad esempio il famoso whistleblowing, cioè colui che fischia nelle orecchie sottovoce che ci sono delle cose che non vanno. E quindi ringrazio il dottor Colosio e l'ingegner Bettoni di questa opportunità che ci danno di affrontare questa tematica, che è sicuramente una tematica innovativa, e credo che in questo webinar partiremo con un'attività, con un approfondimento che potrà anche sfociare, se gli organizzatori lo riterranno, eventualmente anche in un vero e proprio corso organizzato con la nostra Academy. Vedremo anche in base all'interesse dei discenti, vedrete voi come organizzare. AIAS, come dicevo, è dal 1975, riunisce tutti i professionisti, o molti professionisti, siamo circa 2000, di professionisti che lavorano in questo settore, salute, sicurezza e sostenibilità e in generale gestione quindi dei rischi fisici reali per le aziende. Abbiamo al nostro interno 12 gruppi tecnici specialistici che stanno anche aumentando, che si occupano di varie, tantissime tematiche, dall'amianto alla qualità dell'aria, ai cantieri, eccetera. E stiamo chiaramente collaborando alla realizzazione anche dei profili professionali che potranno iscriversi nel portale della pubblica amministrazione per dare il contributo alla pubblica amministrazione come professionisti. E fra pochi giorni, tra l'altro, segnalo che uscirà il nostro nuovo magazine, che siamo in ritardo di una settimana, direi. Il nuovo magazine, il numero di gennaio-febbraio, e su questo numero avremo anche la partecipazione dell'Istituto Superiore di Sanità, nella figura del dottor Gaetano Settimo, che è stato intervistato sulla problematica molto stringente in questi giorni della qualità dell'aria e delle problematiche legate evidentemente anche al diffondersi del virus nei posti di lavoro, nelle scuole, dappertutto. Ci sono tantissime attività che stiamo facendo, seguite la nostra associazione, l'invito ai soci è partecipare ai gruppi di lavoro, ai gruppi tecnici specialistici e chiaramente l'invito ai non soci a considerare l'interessante ipotesi di associarsi con tutti i vantaggi che dà la nostra associazione. Ringrazio di nuovo i relatori e a questo punto direi che passo la parola appunto ai relatori, ringraziandoli e ringraziando l'organizzazione. Grazie dottor Santi, un buon pomeriggio a tutti. Sicuramente la tematica prevederebbe dei tempi molto più allungati perché raccoglie, diciamo, un tema vastissimo, quello della compliance. Io faccio una rapida presentazione, mi chiamo Marco Colosio, mi occupo di consulenza per la gestione dei sistemi di gestione appunto della sicurezza da parecchi anni e appunto più o meno dal 1990 ho una collaborazione diretta e indiretta con Gianfranco Bettoni che poi mi seguirà nella trattazione dei temi che hanno un'importanza rilevante sia per il periodo che diciamo, per i contenuti e anche per le
gli obiettivi e i risultati che possono essere raggiunti andando a, diciamo, a recepire i suggerimenti indicati in queste norme. Le due norme principali che andremo a trattare parlano appunto di compliance e di risk management e di whistleblowing, come già accennato dal dottor Santi, che riguarda appunto le segnalazioni in azienda. Cercheremo di far capire quali sono, diciamo, tutte le prerogative di massima che si possono mettere in pista per l'adeguamento dei sistemi di gestione già introdotti nelle aziende o comunque per la costruzione di nuovi sistemi di gestione che possano tener conto anche di questi aspetti cogenti importanti. Faccio parte di una struttura che produce software autonomamente, oltre che seguire la parte consulenziale per la sicurezza, quindi diciamo conosco anche direttamente la parte di gestione software di tutti questi aspetti. Eventualmente avremo poi la possibilità di approfondire queste tematiche. Direi che lascio la parola a Gianfranco Bettoni che ci illustra, condividendo anche alcune slide, la materia di cui andremo a trattare. Lascio la parola a te, Gianfranco. Prendo la parola, posso già prendere la condivisione di schermo? Grazie, grazie della possibilità di, così, di fare questa prima chiacchierata, trattazione, prolusione su questa tematica che è certamente un tema molto interessante anche per coloro che partecipano, che sono membri dell'associazione. Mi capita di lavorare con Marco Colosio da tanti anni e anche così. Questa collaborazione anche con la Cortis Lentini che stiamo cercando di implementare anche proprio su questo tipo di tematiche. Io sono un ingegnere che lavora in questo settore più o meno dal 92 attraverso varie declinazioni e quindi varie esperienze come consulente su sistemi di gestione, tra i quali anche naturalmente la sicurezza, l'8108, soprattutto all'inizio di quella che è stata la mia attività. Ho poi sviluppato attività anche imprenditoriali in Italia e anche all'estero rispetto a queste tematiche. Mi è capitato poi che attualmente sono anche membro di del board di un organismo di certificazione svizzero, IAS Register, che sviluppa la sua attività su una sessantina di paesi con vari ambiti di certificazione, attività di ispezione, soprattutto nel settore dell'oil and gas e del food. Tra le varie cose, quindi sono anche un auditor di sistemi di gestione, qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione, gestione energia e anche adesso rispetto a questa nuova norma 37301 che si andrà, senza avere la palla di cristallo, ma lo anticipo già ad affermare anche come schema certificativo nei prossimi anni, una norma recentissima di aprile che introduce appunto la possibilità di andare a certificare i sistemi di gestione della compliance. Adesso cercheremo di fare un minimo di approfondimento e mi capita anche, mi è capitato e mi capita di insegnare queste cose anche a livello universitario e a livello di master di primo livello. Ecco, ciò detto, vorrei così cominciare a condividere lo schermo per andare a prendere per le corna questo tema e cominciare così un po' a rappresentarlo. Immagino che non sia per molti di voi un tema magari assolutamente nuovo, siete tutti quanti, credo, quelli che partecipano probabilmente dei professionisti di questo settore, magari in un ambito che è, come dire, circoscritto a quelle che magari sono le tematiche della sicurezza e tutti quelli che sono gli intorni, evidentemente, che la gestione della sicurezza all'interno di un'organizzazione va a porre rispetto agli ambiti mandatori, ma immagino anche rispetto agli ambiti volontari della certificazione, la ISO 45001. Immagino che è un tema che conoscerete piuttosto bene, la ISO 9001, insomma, sono tematiche che immagino conoscete, ma al di là di quella che è la conoscenza, cerchiamo di andare a darvi un così
un ulteriore punto di vista rispetto a queste importanti novità che l'ISO ha introdotto, rappresentate da queste due norme che vanno a prendere, come dire, questa tematica che è legata alla governance aziendale, le norme della serie ISO 37000, dove non c'è solo la 37301 ma e la 37002, ma c'è anche la 37001 per quanto riguarda la gestione dei sistemi anticorruzione, e c'è anche recentissima la nuova ISO 37000, che è la norma che parla dei principi, dei fondamenti e della terminologia che è legata all'applicazione dei sistemi di compliance. A, come dire, questa considerazione iniziale proprio per il fatto che questa nuova famiglia di norme che viene gestita in ambito ISO dal Comitato Tecnico 309, di cui mi capita anche di fare parte in ambito ISO come membro indicato dall'UNI, è un tema che avrà certamente dei grandissimi sviluppi rispetto poi anche al rapporto con tutte le altre norme sui sistemi di gestione che caratterizzano il mondo ISO e per le quali esistono poi le certificazioni che sappiamo essere oggi degli elementi importanti che le organizzazioni devono dimostrare di possedere per quanto riguarda la gestione dei loro rapporti contrattuali nella loro catena cliente-fornitore, e anche proprio per l'importanza che queste certificazioni hanno anche a livello di rapporti con la pubblica amministrazione, nei bandi pubblici, dove queste certificazioni oggi certamente rappresentano dei requisiti importantissimi che le aziende devono dimostrare di possedere se vogliono partecipare ai bandi, soprattutto se vogliono pensare anche di andare a vincerli, visto che la nuova disciplina italiana anche per quanto riguarda la partecipazione ai bandi pubblici conferisce a queste certificazioni punteggi che spesso sono uno degli elementi dirimenti per vincere o perdere una gara e un bando. Quindi in questa situazione adesso mi cerco di farmi dare una mano da alcune slide, vi spiego anche come ho cercato di impostare quest'oretta e mezza che andremo a fare questa chiacchierata su queste norme. L'obiettivo naturalmente è quello, cominciando da quella che è una contestualizzazione di queste tematiche rispetto a quello che è il quadro di riferimento che devono affrontare le organizzazioni, all'interno del quale evidentemente c'è anche il vostro quadro di riferimento, magari principale come attività che è legato alla tematica della gestione della sicurezza, ma probabilmente non solo quella, perché molti di voi faranno evidentemente anche altro, oppure non solo come consulenti, ma magari perché operano all'interno delle loro organizzazioni nel ruolo di RSPP o di responsabili della sicurezza, o magari sono amministratori di società. Non so bene naturalmente chi partecipa, però certamente una delle cose che bisogna cominciare a pensare di fare prima di arrivare poi a dare una pennellata alla presa visione anche di queste due importanti normative, quelle di cercare di andare a fare una contestualizzazione del dove il sistema della compliance e poi quindi il sistema delle segnalazioni, che ovviamente è una sorta di corollario che si viene a collegare alla gestione della conformità, usiamo anche il termine italiano naturalmente che è il significato che ha compliance, quindi con alcune slide di introduzione cercherò così di proprio inquadrare il contesto di dove si deve andare a pensare di inserire, diciamo, in una maniera ordinata questa tematica di gestione della compliance, che lo premetto già, la compliance è una sorta di convitato di pietra all'interno di qualsiasi organizzazione, non è che è un tema nuovo che andiamo ad affrontare, ma è un convitato di pietra che, diciamo, è sempre stato e viene continuamente ogni giorno gestito da qualsiasi organizzazione, che deve pensare di rispettare un sacco di regole nell'ambito dei suoi processi, delle sue attività, in riferimento a quello che è il suo oggetto sociale, a quelli che sono i suoi processi, i campi di attività principali e secondari, e per il perseguimento naturalmente del suo obiettivo di continuità aziendale, di stare sul mercato e di continuare a fare business. È un tema naturalmente che va esteso non solo a quelle che sono le organizzazioni profit, ma anche alle organizzazioni no profit, agli enti pubblici e a quant'altro. È un tema che, diciamo, attraverso comunque anche queste norme negli ultimi anni, come dire, comincia ad avere una sua identificazione chiara come processo proprio delle attività all'interno delle organizzazioni, e quindi diciamo che la contestualizzazione che cercherò di fare adesso rapidamente in 25 minuti, mezz'oretta, serve proprio per andare a, come dire, a metterci tutti quanti comodi nel andare a inquadrare poi quali sono poi gli elementi che bisognerà tenere conto nel momento in cui si vuole andare ad affrontare questa compliance generalizzata,
all'interno delle organizzazioni, dove evidentemente ognuno di noi poi ha le sue specializzazioni, chi si occuperà o che si occupa di compliance all'interno dell'organizzazione, è chiaro che non potrà essere un esperto di tutte le regole e norme che un'organizzazione deve fare, ma l'obiettivo che hanno anche queste norme è di fornire degli strumenti metodologici in cui uno non è un tuttologo di tutte le norme, ma è a conoscenza di quello che è poi il metodo che serve rispetto a quelle che sono magari poi, come dire, le specializzazioni che può avere, ma che serve avere un metodo per capire poi come affrontare anche quelle tematiche di compliance dove non abbiamo una stretta specializzazione, ma certamente conoscendo il metodo di come affrontarla attraverso le risorse interne o esterne alle organizzazioni, andiamo a metterla a terra, consapevoli, lo anticipo già, che queste cose le aziende le fanno già tutte in maniera più o meno ordinata, in maniera più o meno consapevole, ma è chiaro che il sistema delle regole le aziende lo affrontano tutti i giorni, quindi al di là di quello che è un sistema ordinato che queste norme vanno a proporre, è evidente che se sono efficaci e stanno sul mercato, queste regole stanno già dimostrando che le rispettano. Quindi diciamo che all'interno di questo contesto queste normative invece certamente forniscono uno strumento di metodo che possa servire alla messa a terra di un sistema appunto più ordinato rispetto a quello che fosse, quello che viene ad essere oggi implementato, in maniera tale di avere, come dire, una migliore possibilità di andare a tenere sotto controllo tutte quelle che sono le evidenze di compliance che devono essere adempiute, andando magari poi a concentrarsi su quelle che sono le tematiche in cui i rischi di compliance possono essere appunto più rischiosi rispetto agli effetti che possono avere, rispetto alle sanzioni, rispetto ai risvolti di natura giudiziaria che possono avere le questioni di non compliance rispetto alle diverse normative. Quindi normative che andremo a vedere riguardano sia l'ambito mandatorio che ovviamente l'ambito volontario legato alle certificazioni. Quindi cerchiamo di fare questa contestualizzazione, poi nella seconda parte andremo a vedere anche proprio fisicamente queste normative, andremo a fare un rapidissimo commento evidentemente su come queste normative possono essere applicate, andando anche a fare un confronto con quelle che sono delle normative che voi già evidentemente conoscete, la 9001, la 45001, e quindi cercherò di strutturare questa così prolusione con questo schema. Quindi il tema lo abbiamo visto nel titolo, i ringraziamenti li abbiamo fatti, procediamo. Ecco, il tema è le regole. La compliance mette al centro dell'attenzione dell'organizzazione il fatto che, un fatto ovvio, l'ho detto, un fatto pleonastico, le regole sono un elemento imprescindibile in qualsiasi ambito, naturalmente, non solo in quello delle organizzazioni, ma anche quello del nostro vivere quotidiano come persone, ma ovviamente ci concentriamo su quelle che sono le regole che devono essere adempiute dall'organizzazione, che subito abbiamo già ben chiaro, ma lo dobbiamo inquadrare come elemento preciso di riferimento. Queste regole oggi nelle organizzazioni negli ultimi 20-25 anni hanno avuto un'estensione in termini di quantità di nuove regole che si sono venute a innestare rispetto anche ai vari fenomeni che ci sono stati, l'internazionalizzazione, la globalizzazione. È chiaro che rispetto a 25 anni fa questo quadro di regole si è venuto enormemente a complicare da un punto di vista proprio anche della quantità di normative nell'ambito delle diverse tematiche, dei diversi processi dell'organizzazione. Questa quantità si è anche poi caratterizzata da una qualità ulteriore. È chiaro che queste regole hanno anche all'interno un elemento necessario per quanto riguarda la definizione di quelli che sono gli obblighi, gli adempimenti, affinché, come dire, i diversi processi delle organizzazioni possano essere gestiti nella maniera migliore, nella maniera più ordinata, in maniera tale da evitare il più possibile il compimento di violazioni di irregolarità che vanno poi a pregiudicare il corretto funzionamento di tutto il sistema, al di là poi del sistema sanzionatorio che naturalmente è connesso al mancato adempimento delle regole, soprattutto per quanto attiene l'aspetto mandatorio. Quindi il concetto di complessità è un tema... Scusa Gianfranco, ti interrompo un secondo solo perché ci chiedono la condivisione delle slide. Ah, vi chiedo scusa. Non so se sei convinto di averle condivise. Ah, anche io ero convinto di averle condivise, vi chiedo scusa, non avevo visto. Allora, provo a fare la condivisione
Le vedete? Eccoci, sì, perfetto. Vi chiedo scusa, chiedo scusa. Eccola qui, quindi il tema quantità, qualità, concetto di complessità. La gestione di un sistema di compliance ovviamente non può prescindere dal fatto che è un sistema complesso. Un sistema complesso che non vuol dire complicato, ma certamente un sistema complesso per quantità e qualità delle norme e il concetto di compliance e il concetto di conformità. Le organizzazioni devono pensare che rispetto a questo quadro di norme devono cercare di mettere a punto un sistema adatto che consenta appunto di avere, come dire, di poter dimostrare a tutti quelli che sono gli stakeholders, quindi quelli, tutte le persone che stanno e che operano dentro e intorno all'organizzazione, il fatto che questa azienda sia in grado di dimostrare che è in grado di, come dire, adempiere a quelli che sono gli obblighi o rispettare i requisiti di quelle che sono le norme volontarie per le quali si va a certificare. È un concetto di entropia, queste regole continuano a espandersi, continuano ad arrivarne di nuove, quelle vecchie si vengono abrogate oppure vengono modificate, integrate, tema che conoscete perfettamente rispetto magari anche a quelli che sono i profili e gli ambiti legati proprio alla salute e alla sicurezza sul lavoro, che al di là dell'81 ovviamente, che ha una sua stabilità come documento normativo, ma ci sono integrazioni, circolari, specificazioni che continuamente vanno a cambiare e a integrare quello che è il quadro delle regole banalmente legate semplicemente all'aspetto della salute e sicurezza sul lavoro, che evidentemente non è l'unico problema che le organizzazioni, l'unico tema che le aziende devono pensare di affrontare per quanto riguarda la gestione dei loro processi e delle loro attività. Quindi questa entropia determina il fatto che deve essere fatta da parte dell'organizzazione una valutazione più complessiva di quello che è appunto questo perimetro della compliance, andando magari a concentrarsi di questo perimetro su quelle normative che comporta la no compliance, l'ingresso all'interno dell'organizzazione di una serie di rischi che possono essere molto alti e che possono le sanzioni o gli effetti legati alle attività poi di verifica che vengono a essere fatte sul fatto che non siamo compliant rispetto a certe tematiche, possono avere degli effetti queste sanzioni che possono mettere a repentaglio proprio anche il funzionamento dell'organizzazione. Il tema della sicurezza credo che sia veramente un classico esempio. Oggi gli infortuni gravi sul lavoro possono comportare anche dei problemi molto grossi all'organizzazione da un punto di vista anche proprio di quello che è il suo funzionamento, dei rapporti che ha nell'ambito della sua catena cliente-fornitore, potrebbero essere estromessi dallo svolgimento di lavori sulle attività di cantiere, per esempio, per il fatto che hanno avuto questi incidenti e che quindi questo gli comporta magari tutta una serie poi di problematiche molto gravi che conoscete meglio di me. Quindi è un tema, la complessità è quindi un tema che è strettamente correlato al tema della conformità di queste regole e quindi qui ho citato questa legge di... Partiamo da un fatto, quindi non è che possiamo né spaventarci né stare a dare dei giudizi su questa cosa. È un fatto che ci sono tante regole che devono essere rispettate, quindi sono complesse. Quindi dobbiamo anche pensare che se vogliamo affrontare questo sistema delle regole, per affrontarlo dobbiamo fare in modo di metterci nella condizione di avere dei metodi, degli strumenti che abbiano un livello di complessità che debba essere pari o superiore rispetto alla complessità che dobbiamo pensare di andare ad affrontare. Cioè pensare di andare ad affrontare una tematica di questo tipo con delle semplificazioni o con dei metodi semplicistici evidentemente non è il tema giusto sul quale dobbiamo pensare di approcciare questa tematica, e questo è quello che dice la legge di Ashby. Se vogliamo affrontare un problema complesso, e la gestione della compliance dell'organizzazione è un problema complesso, dobbiamo metterci nella condizione di andare poi ad affrontarla con metodi, con strumenti che magari sono semplici da un punto di vista metodologico, ma hanno una loro complessità poi di implementazione che debba essere pari o superiore alla complessità che debba essere affrontata. Quindi in questo contesto mi permetto di farvi osservare questo aspetto, perché è un aspetto che è molto rilevante per quanto riguarda poi affrontare correttamente la gestione della compliance nell'organizzazione. Bisogna avere quindi un sistema di gestione, un CMS, Compliance Management System si chiama. E su questo Compliance Management System andiamo a fare qualche spunto di riflessione. Il Compliance Management System richiede naturalmente un passaggio rispetto magari a quello che è stato un approccio che è quello tipico,
che hanno le organizzazioni a livello proprio planetario. Nuova regola, quindi naturalmente, a parte magari qualche incazzatura a dire ne è arrivata un'altra e quindi ce la dobbiamo grattare, però la questione quindi la prendo, la affronto attraverso normalmente una visione specializzata e tematica o internamente o esternamente l'azienda, mi faccio dare una mano a qualcuno per affrontare la sicurezza, per affrontare la privacy, per affrontare qualsiasi altra tematica, la metto a terra e cerco di fare in modo naturalmente di andare ad adempiere soprattutto quelli che sono i disposti normativi obbligatori. Cioè, è chiaro che questa visione specializzata e tematica all'interno di una complessità così ampia di tematiche oggi necessita di avere anche un ulteriore passaggio. Va bene la visione specializzata e tematica, ma certamente la dobbiamo poi inserire all'interno di una visione sistemica integrata di quella che è la tematica. Non è più la tematica di gestire una singola regola, ma certamente di gestire la regola perché la dobbiamo affrontare, ma dobbiamo vedere quello che è il sistema complessivo delle regole, concentrandoci in particolare su quelle che ci portano in casa i rischi più grossi, perché certamente quelle devono essere affrontate tutte. E al di là, ripeto, che abbiamo in campo magari una gestione specializzata, tematica, anche efficace, dobbiamo passare a una visione sistemica integrata, dove non c'è più solo l'aspetto dell'efficacia, ma vista la quantità e la qualità di queste norme che la messa a terra comporta, come dire, costi, spese, investimenti, sia in organizzazione che magari anche in infrastrutture, in tecnologia, è chiaro che la visione integrata mi consente magari di dare maggiore efficienza a quella che è l'obbligo di dover dimostrare l'efficacia di come ho messo, come ho recepito all'interno della mia organizzazione quella norma, che cosa mi andava a richiedere per poter dimostrare di essere conforme e non andare incontro eventualmente alle sanzioni che comporta la non conformità. Quindi bisogna passare a una visione che abbia questo tipo di approccio, bisogna passare anche da quella che è una logica, adesso qua faccio un po' di filosofia, permettetemelo, però nuova regola, logica reattiva, caspita, un'altra rogna, vabbè, facciamola. Cioè, qua bisogna cominciare a pensare di entrare anche in una logica che sia di tipo più proattivo, cioè non aspettare, tra l'altro, che queste norme, quando entrano poi in vigore, non è che arrivano e cascano dal cielo dalla mattina alla sera. Ci sono percorsi molto lunghi, a volte, che ci danno già l'idea all'organizzazione che ovviamente ci saranno poi delle modificazioni di quello che è il quadro normativo. Quindi è chiaro che bisogna anche approcciare questo tipo di tema andando a cercare di anticipare il più possibile eventualmente quelle regole che, ancorché magari non attive, poi arriveranno. C'è tutta una tematica oggi che è importantissima, che è quella della transizione energetica, ma non è importante da oggi perché abbiamo le bollette del gas che sono andate o elettriche chissà dove. Sono già diversi anni che sappiamo che il tema dell'efficientamento energetico, al di là degli obblighi che ci sono per alcune aziende, è un tema che deve essere affrontato da tutto. Molte organizzazioni peraltro stanno già affrontando, mettendo in pista già una logica di tipo proattivo, che non può essere magari neanche semplicemente sempre solo legata agli incentivi. Certamente è un aspetto molto rilevante questo, ma è chiaro che in questa contestualizzazione la gestione della compliance deve prevedere anche una visione di questo tipo. Alla compliance sono connessi ovviamente i rischi, la non compliance comporta sanzioni, comporta, l'ho già detto, che possono portare anche a problemi molto grossi rispetto alla continuità aziendale e quindi anche alla crisi dell'impresa, quindi anche agli aspetti poi di, come dire, ai vecchi fallimenti, che oggi non si chiamano più fallimenti, ma si chiamano crisi dell'impresa. Quindi il tema è che questi rischi di not compliance ci comportano davvero delle questioni da valutare, ma possono essere anche davvero un'opportunità. Anticipati possono metterci nella condizione di essere, come dire, meglio messi sul mercato nel momento in cui poi c'è l'impatto delle normative, delle regole che dovessero arrivare. Naturalmente c'è un altro tema rilevantissimo, che essere compliant va a incidere molto sulla social reputation, sulla corporate reputation di un'organizzazione, che oggi è un elemento che non è più neanche tanto intangibile rispetto a quello che è il valore di un'organizzazione e di un'azienda. Oggi, quando vengono fatte le due diligence di aziende che si vendono, si comprano, il tema della compliance certamente è un elemento che è legato alla social reputation, ma che si traduce evidentemente anche poi in un maggior valore dell'organizzazione. Quindi è un concetto, la compliance globale, sono
queste regole che arrivano e che poi impattano nelle nostre organizzazioni sono regole che nascono di solito in un ambito globale, a livello sovranazionale, e che poi hanno i loro effetti attraverso l'applicazione di disposizioni nazionali dei singoli paesi. Magari da noi siamo in Italia, abbiamo tutta la normativa poi del diritto comunitario che ci va a introdurre alcune cose, quindi è un concetto glocca il sistema di gestione delle regole, anche qua nella logica proattiva, il capire anche come stanno andando certe tendenze e che cominciano già a esserci certe disposizioni che danno un'idea di come andrà a finire il mondo, per esempio in materia ambientale, la transizione e tutto quanto, tutta la gestione dell'energia nei prossimi anni che avrà un cambio epocale, quindi ci porterà in azienda, nelle organizzazioni, nuove regole rispetto a questi aspetti. Le stiamo già vivendo oggi sulla nostra pelle, non è che sono nate ieri, ci sono già da un sacco di tempo, abbiamo già delle indicazioni che certe cose a un certo punto andranno in un certo modo, e quindi è chiaro che le aziende si devono regolare rispetto a questo tipo di tema. Quindi cominciamo a entrare nell'ordine di idee che il tema della compliance è un vero e proprio mondo di regole, dove possiamo già distinguere, adesso anche qua dico delle ovvietà, dove c'è un aspetto mandatorio, obbligatorio, e poi ci sono delle regole volontarie, dove questo mondo è assolutamente tutto importante per le organizzazioni, magari con varie declinazioni. L'aspetto mandatorio deve essere assolto rispetto a quelli che sono gli effetti di applicazione su una singola organizzazione rispetto alla sua ragione sociale, al suo campo di attività, e poi c'è l'aspetto volontario delle norme legate alle certificazioni, dei sistemi di gestione, ma anche le certificazioni dei prodotti, tematiche della marcatura CE, le certificazioni delle competenze delle persone, cioè il mondo delle norme poi del volontario è un mondo assolutamente ulteriormente esteso, dove spesso queste certificazioni vengono chiamate volontarie, ma volontarie non lo sono più, perché sono degli obblighi rispetto banalmente al rapporto contrattuale, o ce le hai o tu con certi tuoi clienti potenziali. Le fonti naturalmente del mandatorio sono le carte fondamentali, i trattati, gli accordi a livello internazionale. A livello comunitario noi abbiamo delle fonti normative del regolatorio, del mandatorio, che sono le direttive e i regolamenti. Non andiamo a fare le distinzioni che ci sono tra direttive e regolamenti, ma che sono magari note, poi si estrinsecano evidentemente nelle leggi, nei decreti legislativi, nei regolamenti, nelle disposizioni. Rispetto poi a quello che è il livello istituzionale, a livello italiano abbiamo disposizioni nazionali, regionali, poi abbiamo anche poi provvedimenti provinciali o degli enti locali, o addirittura settoriali nell'ambito dell'energia, piuttosto che nell'ambito delle costruzioni, piuttosto che nei diversi ambiti, che introducono continuamente regole che devono essere adempiute. Il mondo del volontario invece è rappresentato naturalmente da prassi, da tradizioni, da tutte quelle che sono le disposizioni interne, procedurali, che le aziende per gestire i loro processi mettono in tenda, e poi ci sono le norme e gli standard cosiddetti tecnici, che sono quelli di cui fa parte anche la ISO 37301 e anche la 37002, che sono, come dire, questi documenti normativi vengono chiamati tecnici perché all'inizio queste norme erano standard legati magari a prodotti o a situazioni, ma poi la normazione volontaria si è evoluta sui sistemi di gestione e su tanti altri ambiti, e quindi oggi non li chiamiamo più norme o standard tecnici, sono delle norme, dei standard volontari, che vanno a impattare sia sui sistemi di gestione, sia sui prodotti, sui processi, sui servizi e sulle competenze delle persone. Questo qua è la grande poi suddivisione che hanno questi standard tecnici, dove gli enti di normazione sono rappresentati dall'ISO, dall'International Standard Organization, che certamente è l'organizzazione di standardizzazione più importante, ma all'interno dei quali abbiamo poi anche a livello settoriale magari poi dei sistemi, degli enti di normazione internazionali e anche nazionali. A livello italiano abbiamo l'UNI o il CEI per quanto riguarda il settore elettrotecnico, che hanno poi l'equivalente a livello sovraordinato, quindi abbiamo l'ISO, ma abbiamo anche poi dei livelli intermedi rispetto a quella che è la suddivisione del mondo, chiamiamola così. In Unione Europea abbiamo anche il Comitato Europeo di Normazione, che è, come dire, è l'ente di normazione dell'Unione Europea, e non solo dell'Unione Europea ma anche degli Stati Europei più in generale, che il loro lavoro è quello di produrre norme su sistemi di gestione, su prodotti, processi e servizi, su competenze delle persone in funzione di quelle che sono le necessità del mercato. Il Comitato Europeo di Normazione peraltro viene attivato spesso per quanto riguarda le norme sulla marcatura dalla Commissione Europea,
che definisce le direttive e i regolamenti sulle diverse famiglie di prodotti, sui concetti di sicurezza, e poi demanda al Comitato Europeo di Normazione magari la definizione di quelli che sono gli standard che definiscono poi come devono essere prodotte, controllate e immesse sul mercato, i controlli prima dell'emissione sul mercato che devono essere svolti sulle aziende per quanto riguarda l'emissione dei prodotti sul mercato. Quindi gli organismi di emanatori li abbiamo visti, quali possono essere, abbiamo parlato dell'ISO e tutto quanto, quindi i soggetti coinvolti naturalmente per quanto riguarda l'attestazione della conformità nel mondo mandatorio sono evidenti, sono chiaramente tutte quelle che sono le autorità che rilasciano delle attestazioni di conformità dall'agibilità che viene a essere rilasciata per poter operare con un'infrastruttura e poter svolgere le nostre attività, i certificati. Gianfranco, ti interrompo un attimo solo per girarti una domanda. Anzi, sì. Un paio di domande che ci arrivano dalla platea, una prego. Di anche perché sono attinenti a quello che stai sì, dicendo, prego. Quindi se me le leggi tu per... io poi rispondo. Sì, sì, chiaramente leggi... te le leggo io e poi cerchiamo di dare una risposta che sono, prego. Diciamo, abbastanza chiare e fanno capire che su alcuni aspetti bisogna andare un attimino a mirare anche i limiti e gli aspetti pratici che poi vengono toccati da questo prego, sistema della prego. Compliance. Prego. In pratica, la domanda è fatta da Emanuele Martelli. Chi adotta il sistema di gestione ISO 37301 deve includere tutte le cogenze e dice ad esempio questioni fiscali, amministrative, ambientali, eccetera, o invece può decidere su quali cogenze focalizzare la compliance? Questo perché ci siamo detti che è anche una norma certificabile, quindi su questo quali aspetti tema... esatto. Sì, no, la domanda che è molto pertinente ci fa capire. Rispondo a questa però prima, perché questa magari è meritevole subito di una risposta. Sì, sì, chiaro, poi l'altra te la faccio successivamente. Beh, è chiaro che stiamo parlando di un sistema complesso, quindi pensare che riusciamo a mettere nel perimetro poi che possiamo pensare di andare a sottoporre a certificazione secondo la 37301 tutto quanto, togliamocelo dalla testa, impossibile. Adesso è chiaro che va confinato il cosiddetto campo di applicazione per quanto riguarda poi come dire quello che va a essere messo poi sull'attestato dall'organismo di certificazione, ed è chiaro che qui deve essere un campo di applicazione significativo. Accredia peraltro ha rilasciato anche un documento specifico per gli organismi di certificazione che intendono accreditarsi adesso per questo nuovo schema, in cui va a dare proprio delle indicazioni proprio in questo senso. Cioè è chiaro che non è una norma dove, perché ci serve la certificazione 37301 per la gara, vado a certificare un aspetto di compliance che non abbia particolare significato, ma mi serve per avere il certificato. Deve essere fatta un'analisi di quello che è la tematica delle norme di compliance che comportano i maggiori rischi per l'azienda, e ovviamente poi l'azienda ha comunque la possibilità di andare a scegliere quello che è il confinamento iniziale di questo suo campo di applicazione da far certificare, che poi potrà eventualmente essere esteso piano piano anche nel tempo. Banalmente anticipo già, questa qui è una norma che si presta molto bene, non è la norma che certifica il 231 per capirci sulla responsabilità amministrativa degli enti, ma certamente il perimetro di applicazione del 231 è un perimetro di applicazione che può essere significativo. Un altro perimetro di applicazione molto significativo, che è come dire di moda, chiamiamolo così in questo momento, è un'azienda che volesse certificare la sua compliance rispetto a tutte quelle che sono le normative in materia di innovazione, di ricerca e sviluppo, o piuttosto che nell'ambito delle normative di efficientamento energetico e di transizione ecologica, di industria 4.0. ecco che cominciamo a introdurre dei confini che sono importanti. Attraverso il 231 tra l'altro andiamo a introdurre degli aspetti di funzionamento che sono legati anche a tematiche che riguardano la gestione dell'azienda, i reati tributari, i reati societari, i reati nei confronti della pubblica amministrazione, cioè andiamo a inserire i reati di riciclaggio, i reati di ricettazione, i reati di corruzione, cioè introduciamo una serie di elementi, certamente individuando un perimetro adatto, che devono avere una loro significatività. Tra l'altro questo sarà uno degli elementi che dovrà essere poi valutato dall'organismo di certificazione per quelle aziende che volessero poi richiedere
questo tipo di certificazione, sarà compito dell'organismo di certificazione valutare anche la significatività del campo di applicazione proposto da quell'organizzazione che vuole essere certificata, perché questa valutazione che dovrà fare l'organismo di certificazione viene poi sottoposta all'organismo di accreditamento, quindi organismi che andranno poi magari a pensare di certificare campi di applicazione che servono per partecipare alle gare, io credo che poi potrebbero esserci poi una serie di tematiche nell'ambito poi della validità di questi certificati nel tempo e soprattutto per gli organismi di certificazione nei confronti degli organismi di accreditamento. È certamente una norma, la 37301, che al di là del fatto che da un punto di vista metodologico non è molto diversa dalle altre, ma certamente richiede un maggiore livello di attenzione da parte di tutti quelli che sono i soggetti, partendo dalle organizzazioni che la vorranno o che riterranno di doverla fare, agli organismi di certificazione e agli organismi di accreditamento. È una norma nuova, quindi c'è questa prima circolare di Accredia che fornisce delle indicazioni, ma è una norma sulla quale naturalmente il tempo andrà continuamente poi a introdurre elementi di precisazione. Non so se ho risposto alla... Io credo di sì, ci si deve dare chiaramente un confine nell'andare a stabilire quali sono... Perfetto. Ecco, vi suggerisco di andare Emanuele, a vedere proprio... Tra l'altro Emanuele ci risponde, sì, grazie. Io direi che... Marco, scusami, vi suggerisco di andare a vedere la circolare di Accredia. Andate su di Accredia, vedete una circolare che è rivolta agli organismi di certificazione per quanto riguarda come si devono comportare poi per mettere in pista il loro schema di verifica e per poter essere poi accreditati, dove ci sono dentro degli spunti molto interessanti anche dal punto di vista del metodo. C'è tutto un concetto anche legato... alle legal entity, se appartengono a gruppi, se non appartengono a gruppi, cioè è una norma questa che certamente, ripeto, metodologicamente non è diversa da tutte le altre, ma introduce elementi proprio che sono legati al fatto che è una norma di governance e quindi è una norma che ha un'accezione molto più ampia rispetto alle altre. E è una norma, tra l'altro, che potrà diventare assorbente nel tempo. Non vi nascondo che nell'ambito dei lavori del Comitato Tecnico 309, questa qua potrebbe essere una norma che andrà a inglobare, a tendere nel tempo, magari altre normative per le quali oggi esistono delle certificazioni. Esatto, proprio per questo ti giro un'altra domanda che dice: nel rapporto fra modello 231 e sistema ISO 37301, qual è prioritario in termini di sequenza di impostazione, il MOG 231 o il sistema di gestione ISO 37301? Questo ci fa capire che con la 37301 in teoria si potrebbe includere anche la questione modello organizzativo dell'articolo 30. Esatto. Allora, il tema è, come dire, come in tutte le norme ISO sui sistemi di gestione hanno una caratteristica, che per poter essere certificata un'organizzazione, se c'è un aspetto mandatorio di tema che deve essere assolto, l'organizzazione, prima di andare a farsi certificare, deve aver preso per le corna quel tema mandatorio, averlo messo a terra, quindi essere conforme rispetto agli obblighi, e poi va a dare evidenza di come poi ha implementato il sistema nella logica del miglioramento continuo. Faccio l'esempio proprio che credo vi sia assolutamente di conoscenza. L'8108 è un elemento fondamentale per la certificazione ISO 45001, nel senso che non ci sono santi. Un organismo di certificazione che va a verificare un'azienda che non è in ordine con quelli che sono gli aspetti di conformità normativa dell'81, col cavolo che rilascia la 45001, o meglio, poi magari qualche organismo lo può anche magari forse fare, ma non è vero, nessun organismo che non vada a verificare che ci sia nella formalità e nella sostanzialità, che se ci sono degli obblighi normativi debbano essere assolti, perché altrimenti è impossibile certificare. Addirittura abbiamo delle regole nell'ambito dell'accreditamento a livello italiano, per esempio sulle documentazioni dell'agibilità dei certificati di prevenzione incendi. Queste qua sono eventualmente, rispetto all'obbligo, se non ci sono queste evidenze di conformità, sono ostative al rilascio della certificazione 45001. Quindi diciamo che l'ambito si va ovviamente anche a applicare alla 37301, dove si tratta di andare a vedere qual è l'aspetto che l'azienda vuole andare a certificare. Se l'azienda vuole andare a certificare la conformità a quella che è la responsabilità amministrativa dell'ente, cioè quello che va a introdurre il 231, cioè è chiaro che il 231 diventa mandatorio e l'azienda deve dimostrare di aver applicato correttamente e pienamente il 231,
altrimenti non potrà essere certificata 37301 sulla conformità del suo sistema per quanto riguarda la gestione tematica della responsabilità amministrativa degli enti, come applicata in Italia e come si applica a quell'organizzazione, evidentemente. Perfetto, chiarissimo Gianfranco. Non ho, per il momento non ti giro altro, ti lascio continuare. Vado avanti, ecco qui, ecco, bisogna avere chiare quali sono, poi che ci sono tutta una serie di normative che sono delle normative generaliste e che nel senso generale che si applicano a qualsiasi organizzazione, o meglio, che tutte le organizzazioni dovrebbero andare a capire come sono messe rispetto a queste, perché al di là degli obblighi che possono avere alcune, l'81 si applica a tutti, il testo unico ambientale si applica a tutti, poi è chiaro che abbiamo delle gradazioni diverse rispetto a quello che facciamo, la privacy, la gestione dei dati, l'efficienza energetica si applica solo alle energivore, ma io andrei a cominciare a fare una riflessione anche su quelle che non sono energivore, perché al di là dell'obbligo è un tema che andrebbe a essere affrontato. Il tema della transizione, il tema della sicurezza alimentare è un tema che magari organizzazioni medio-grandi che hanno le mense, le situazioni, gestiscono processi internalizzati o esternalizzati, il decreto legislativo, tutte le norme e le leggi sulla marcatura di prodotto per le aziende che fanno produzione e che hanno questi obblighi, e chi contratta o lavora con la pubblica amministrazione, il decreto legislativo 50, chi esporta, questo regolamento europeo del maggio dell'anno scorso che adesso tra l'altro non è aggiornato, non è più 428 del 2009 ma è l'821 del 2020, cioè qua sono dei regolamenti che vanno a introdurre tutta una serie di elementi, di obblighi per quanto riguarda le aziende che devono essere visti, e poi naturalmente il decreto legislativo 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti, che è quello che viene, come dire, richiamato anche se volete dall'articolo 30, che ovviamente l'articolo 30 dell'81 va a confinare quello che è la gestione di un sistema di gestione della sicurezza, però i reati di omicidio colposo, di lesioni gravi colpose in materia di sicurezza sul lavoro rientrano nel catalogo dei reati del 231, e quindi ecco che il decreto legislativo 231 certamente è un elemento di compliance molto rilevante che devono pensare oggi di affrontare le aziende, al di là del fatto poi che c'è la leggenda, perché davvero parlo da ingegnere, non da giurista, ma permettetemi, il 231 non è obbligatorio, ma è una cavolata che ho sentito dire dagli avvocati e anche da procuratori della Repubblica, non è obbligatorio fino al momento in cui un'azienda non incappa in un problema di 231, poi nel momento che c'è incappato è chiaro che è un obbligo, perché avrà gli effetti del fatto del mancato adempimento. E il 231 si tira dietro poi tutto il tema delle segnalazioni, dell'obbligo segnalativo, la legge 179 del 2017, l'obbligo segnalativo di violazione e irregolarità per lavoratori nell'ambito di un rapporto di lavoro nel settore pubblico e privato, che è stato poi integrato recentemente dalla direttiva 1937 che è entrata operativa a dicembre di quest'anno e che parla sempre di whistleblowing, di questi obblighi segnalativi. Cioè queste qua sono norme che esistono già da diversi anni e che sono strettamente correlate, la 179 è richiamata addirittura nel 231, e vedremo rapidamente, ma il tema poi della legge sulla prevenzione della crisi d'impresa, sulla continuità operativa, su tutti quelli che sono gli effetti nel momento in cui un'azienda dovesse incappare, andare in una crisi di indebitamento e non avesse fatto dei modelli organizzativi adatti per tenere sotto controllo questi processi. Cioè è chiaro che ci sono una serie di elementi che diventano molto rilevanti da un punto di vista mandatorio se vorremmo andare poi a mettere in pista il sistema in maniera ordinata e magari poi andare anche a farlo certificare. La certificazione, in questo senso, rispetto poi a queste tematiche, non deve essere vista solo perché me la chiede qualcuno, perché mi serve per le gare o perché devo stare all'interno di un vendor lead. Guardate che qui questa certificazione ha anche eventualmente una valenza fortissima per quelli che sono gli organi apicali delle aziende, cioè gestisce le figure di garanzia, che qualsiasi cosa succeda la responsabilità arriva in capo a loro. Che cosa possono fare questi signori che hanno queste responsabilità quando anche il miglior sistema del mondo non può garantire che non succeda qualche cosa sul quale poi verrò a essere sanzionato? Ma al di là delle sanzioni che può avere l'ente, poi ho delle sanzioni o magari come dire delle condanne che mi riguardano me personalmente. Il fatto di mettere in pista questi sistemi, di farli certificare, introduce la possibilità che quando dovremo eventualmente andare a difenderci, se siamo gli amministratori di queste società, possiamo andare a difenderci utilizzando un concetto che tra l'altro ha una valenza fortissima dal punto di vista legale, che è
il giudizio controfattuale, cosa potevo fare di più rispetto a quello che ho fatto, e ho cercato di farlo bene, e addirittura ho un sistema che ho messo e l'ho fatto anche certificare da un ente terzo, poi c'è stato l'accadimento in quel luogo, in quella situazione, in quella circostanza, ma io che cosa potevo farci? Quindi un sistema di gestione della compliance e anche poi l'eventuale certificazione va a introdurre anche poi questi elementi di riflessione. Lo ripeto, la 37301 è una norma di governance perché deve essere proprio affrontata da chi governa l'organizzazione. A livello di strutture proprietarie, poi quelli che sono gli organi delegati, gli organi amministrativi, gli organi di controllo, gli organismi di vigilanza del 231. E poi tutto quello che è il management e la linea e anche arrivando poi alle persone. Quelle che alla base della piramide sono quelle che svolgono magari le mansioni più di tipo operativo. Ma lo conoscete perfettamente questo aspetto. L'81 è un chiaro esempio di come si applica l'efficacia. Si parte dal datore di lavoro, dai dirigenti, si passa dai preposti, si arriva ai lavoratori. Tutti questi soggetti hanno degli obblighi, hanno delle responsabilità, hanno un sistema di sanzioni, hanno degli obblighi segnalativi, gli RSPP, poi i medici competenti. Quindi il tema di contestualizzare bene questa cosa qua. Poi abbiamo che naturalmente ci sono le norme sui sistemi di gestione, dove abbiamo le norme che certificano i requisiti. Ho già detto del concetto mandatorio efficacia, sistemi di gestione efficienza. Poi questi sistemi di gestione su queste tematiche qua ce n'è un certo numero, ma non sono solo quelle, ce ne sono anche molte di più. Io ho voluto poi evidenziare le più note, la qualità, la 9001, la 14001, sui sistemi di gestione ambientale, quella della sicurezza, che credo sia il vostro pane quotidiano, ma abbiamo poi la 37301, che non a caso è anche lì in fondo, ma guardate che questa qua davvero è una norma, è come se fosse l'insieme superiore, come se avessimo nella teoria degli insiemi che facevamo quando facevamo le elementari, ogni tema, la qualità, l'ambiente, sono un sottosistema specifico. La compliance è l'insieme superiore che le compendia tutte queste tematiche, dove ci sono poi gli aspetti mandatori e volontari di applicazione delle regole che le organizzazioni devono adempiere. Introduco questo elemento perché in questa complessità, tra l'altro, anche delle norme volontarie, che qua possiamo cominciare a intravedere, c'è un aspetto molto, molto rilevante, c'è bisogno di avere quella visione sistemica integrata. Sarà noto a moltissimi di voi che dal 2012, visto che queste norme hanno cominciato a proliferare in maniera incredibile, ecco che l'ISO, per cercare di favorire l'integrazione, questa visione sistemica di tutte queste norme, ha cominciato a pubblicare queste norme in un certo modo, con un indice particolare, che è quello che ci consente di avere poi uno schema di metodo che possa consentire di andare a rappresentare il sistema attraverso i manuali, che abbiamo fatto una considerazione anche all'inizio, credo, in cui possiamo andare a rappresentare anche nella forma, in maniera ordinata, questo sistema, è l'high level structure dell'ISO. Ci sono, nell'ambito dei sistemi di gestione della compliance, le norme Type A, quelle là, certificabili, ma ci sono poi anche le linee guida, ci sono delle normative che sono molto rilevanti, soprattutto nel momento in cui ci si andasse ad occupare di compliance o si lavorasse all'interno di una funzione di compliance di un'organizzazione. Vedremo che la 37301 richiede espressamente che un'azienda istituisca la funzione di compliance, lo anticipo già, ma è chiaro che chi va poi eventualmente a fare questo ruolo deve avere una visione di tutte queste tematiche, e per quanto riguarda la gestione dei sistemi compliance, molto rilevante anche la conoscenza di queste norme che ci sono qua sotto. Sono delle linee guida, quindi non certificabili, ma forniscono tutta una serie di elementi di spunto che certamente hanno una grande attinenza con la gestione del sistema della compliance, ma come di qualsiasi gestione di qualsiasi altro sistema legato magari anche alle tematiche, qualità, ambiente, sicurezza. Ecco, va detto che questa norma 37301 è comunque un'evoluzione di una normativa che esisteva già prima, era la ISO 19600 del 2014, che era però una linea guida, al di là del fatto che adesso l'ISO è andata a cambiare il nome, che non c'è tempo di spiegare perché questo è avvenuto perché il tema della governance è diventato così importante che nel 2000,
e 15 hanno deciso di istituire questo comitato tecnico. La norma era prima del 2014, era stata inserita nel gruppo di norme della serie 19.000, adesso invece è stata collocata dove deve stare, però esisteva già una norma sul compliance management. Era una linea guida che forniva già degli elementi utili e delle buone pratiche. Molte aziende, tra l'altro, avevano già adottato questo tipo di sistemi, al di là della certificazione, andando a integrare dentro poi magari i sistemi 9.000, 14, 45 che erano legati alle loro certificazioni, alle produzioni per i prodotti in marcatura CE, all'applicazione dei modelli 231, e oggi naturalmente questa è stata abrogata. Abbiamo la 37301 che vedremo è una norma Type A con i requisiti, quindi certificabile, ma nello stesso tempo introduce al suo, alla fine c'è anche una linea guida che serve poi per una migliore sua messa a terra. Importantissima è la norma ISO 31000-2018 sul risk management, che anche quella è una linea guida, che fornisce così degli strumenti di metodo. Poi c'è la norma, la 26000, sulla responsabilità sociale, una linea guida dell'ISO, che introduce, ce la troviamo anche nell'OT23, quindi immagino che qualcuno di voi la conosce già anche come schema, anche se poi la certificazione per il tema della responsabilità sociale si è affermata la SA8000, che è un'altra norma, che non è una norma ISO, ha un altro percorso, ma alla sua riconoscibilità. E poi abbiamo la 37.002 recentissima del whistleblowing, che è una norma assolutamente nuova, interessante, e anche questa è una linea guida, non è una norma certificabile, ma è una norma di metodo che ci consente di fare delle riflessioni su come mettere a punto poi quegli obblighi segnalativi che introduce la legge 179 del 2017 che abbiamo visto e la nuova direttiva del 2019, la 1937. Il tema naturalmente dell'accreditamento della certificazione lo conoscete, la validità legale dei certificati di conformità, adesso evito di andare a fare queste considerazioni. Qui c'è una slide che poi magari vi metteremo a disposizione, dove c'è la relazione tra il mondo delle norme del volontario e le norme dell'aspetto mandatorio, che va un po' incontro anche a quella considerazione, a quella domanda che mi è stata fatta prima, dove naturalmente nell'ambito delle certificazioni, ripeto, c'è sempre un aspetto mandatorio a monte che deve essere assolto, senza il quale assolvimento corretto dell'obbligo normativo, è chiaro che la certificazione poi è subordinata al fatto che l'obbligo sia ragionevolmente rispettato, perché altrimenti si va a certificare un qualche cosa che è fuori legge sostanzialmente. Ok? Anche se le norme ISO introducono il tema poi del miglioramento continuo, nel senso che potrebbe anche essere sufficiente in alcuni paesi, così in Italia credi a un altro orientamento, in alcuni paesi le aziende che si certificano sui sistemi di gestione e se hanno anche degli aspetti mandatori a monte, se dimostrano di avere in corso un piano di adeguamento consistente che possa essere controllato, possono essere certificate anche se in quel momento l'azienda non è ancora in grado di poter dimostrare quella che è la conformità piena rispetto all'aspetto mandatorio che hanno inteso affrontare con il modello organizzativo della norma ISO. Ma questo è un'altra riflessione che, come dire, apre poi considerazioni di qualsiasi tipo. Ecco quindi che chiaramente, se vogliamo andare a parlare poi di 37301, questa è una considerazione che non è necessariamente questa, possono essere individuati dei confini di un campo di gestione della compliance che possano avere altra significatività, tutte le norme sulla transizione energetica, abbiamo parlato di industria 4.0, abbiamo parlato di quelle che sono le normative in materia di efficientamento energetico, ma certamente un perimetro significativo sul quale andare a concentrarci, se vogliamo andare a mettere in pista un sistema 37301 su un campo di applicazione legato a aspetti mandatori certi, ecco che qui abbiamo quello che è uno spaccato certamente da prendere in considerazione. Il 231, l'articolo 30 che è dell'81 naturalmente, che adesso permettetemi anche di essere un po' grossolano in queste considerazioni, è una parte di un 231 pieno sostanzialmente, legato ai reati di cui è l'articolo 25 septies sostanzialmente, il decreto legislativo 14/2019 sulla crisi dell'impresa. Poi abbiamo che queste cose sono collegate da un punto di vista mandatorio per il tema del whistleblowing, la legge 179 e la direttiva UE. Qui abbiamo che per quanto riguarda questi dettati normativi, che cosa richiedono?
richiedono un'analisi di rischio, il catalogo dei reati del 231 e i rischi dell'81, quindi rappresentato il catalogo dei reati dagli articoli 24 e 26 del 231 e, per quanto riguarda appunto l'81, l'articolo 30. La norma dice che l'azienda, dopo aver fatto l'analisi di rischi, deve mettere in pista un modello di organizzazione e controllo efficace, all'articolo 6, e riguarda anche qui l'articolo 30. E per quanto riguarda il 231, poi deve esserci un organismo di vigilanza che vada a vigilare la corretta applicazione del modello che l'azienda ha messo in pista. Qui non ci sono certificazioni, è un processo che deve avvenire attraverso questa organizzazione. Il decreto legislativo 14 va invece poi a introdurre ulteriormente quelli che sono gli indicatori di Haller dell'indebitamento, l'articolo 13, e introduce anche tutta una serie di elementi che devono essere attivati nel momento in cui l'azienda dovesse andare in crisi, che è l'OCRI, il famoso, che in questo momento per le problematiche del Covid è tutto differito, ma prima o poi entreranno in applicazione. La legge 179 introduce l'obbligo segnalativo delle violazioni delle irregolarità, con la messa a disposizione da parte delle aziende dei canali segnalativi da parte di tutti quanti. La legge stabilisce naturalmente tutte le tutele che devono essere garantite al segnalatore, primariamente anche il fatto che possa segnalare in maniera riservata e o anonima, ma certamente riservata, e la direttiva europea tra l'altro introduce un elemento quando verrà interamente recepita, e l'Italia non l'ha recepita come moltissimi altri stati, perché è entrata in vigore a dicembre del 2022, ma introduce già l'obbligo questa direttiva, una volta che viene recepita, che le aziende oltre i 250 dipendenti dal 2022, questi canali segnalativi debbano averli su piattaforme dedicate che abbiano proprio le caratteristiche di garantire la riservatezza, l'anonimato, la tutela del segnalatore. E questo obbligo diventerà ulteriore a partire dai 50 dipendenti a partire dal 2024. Quindi, perfetto, Gianfranco, ti blocco un secondo solo, Gianfranco, perché l'entrata in vigore in teoria era 2021 dicembre, ma non è stata applicata. Era il 16, ma molti stati non hanno ancora adeguato il loro aspetto legislativo. Su questo tema ci arriva una domanda che ci fa capire. Quattro stati. Ci arriva una domanda che ci fa capire. Mi mette in condizioni anche di raccontare la storia un po' di questo whistleblowing. Io ho seguito ormai tanti anni fa un grosso gruppo industriale inglese che aveva già nel DNA e nei sistemi organizzativi la segnalazione del dipendente fatta in modo anonimo, e a suo tempo all'ingresso degli uffici principali, all'ingresso degli insediamenti principali, avevano messo delle cassette molto simili alla cassetta della posta, con tanto di lucchetto non violabili, dove il dipendente poteva inserire il bigliettino anonimo per le segnalazioni, e un qualcuno in azienda aveva l'incarico di andare ad analizzare tutti questi sistemi. Chiaramente, per dare una risposta al nostro collega o collegato, mi viene da dire che non siamo più la 37.002, Marco. La 37.002 introduce proprio le cose che hai appena raccontato. Quello che facevano in Inghilterra adesso diventa un ambito che la direttiva già indica e che la 37.002 fornisce l'elemento di metodo. Perfetto. La domanda era: dobbiamo farlo, prevederlo solo su carta o su sistemi informativi? Io dico che a questo punto... Esatto. Noi ci occupiamo anche di sistemi informativi, di software e così via, quindi il suggerimento che posso dare a chi ci ha fatto la domanda è proprio: prevedete un sistema informativo ad hoc per gestire, anche perché i canali poi di destinazione di queste segnalazioni possono essere diversi, anzi devono essere diversi a seconda della provenienza e di come dovranno essere gestiti, quindi anche questa parte dovrà essere studiata. Faremo poi una overview rapidissima poi delle due norme in cui magari vediamo questo elemento. Per quanto riguarda il tema dell'informatizzazione, mi permetto di fare questa considerazione. Qualche anno fa ero stato invitato in un convegno a Milano organizzato dalla Fondazione Istud, in cui si parlava appunto di quella che è la digital innovation o la gestione digitale delle aziende, dove partecipavo io sulle tematiche appunto della conformità, e c'era anche il direttore generale di Google Europa che diceva allora, 4 anni fa,
che connessi su internet e sui sistemi dei social, allora 4 anni fa c'erano 2 miliardi di persone, la previsione che aveva Google era che con ognuno a disposizione 2 device, e la previsione di Google per il 2021, quindi alla fine erano 6 miliardi di persone connesse e 6 device a disposizione di ognuno. Fate il conto di quello che avete a disposizione, e quindi è chiaro che la digitalizzazione di tutti questi aspetti, ma dei processi in generale aziendali, è un processo sine qua non, cioè senza il quale a un certo punto, se non verrà a essere fatto, con tutte le problematiche di sicurezza informatica, e questo va a introdurre la cyber security, è un tema naturalmente anche qua che rientra poi nella logica della gestione di questa complessità normativa, che anche il tema della cyber security è un tema che le aziende devono davvero pensare di andare a gestire. Potrebbe essere un campo di applicazione specifico di ogni organizzazione questo, per quanto riguarda un campo di applicazione di certificazione della 37301, al di là del fatto che esiste la norma 27001 sulla sicurezza delle informazioni, evidentemente, che è già una norma certificabile, che esiste già dal 2013. Quindi il tema è assolutamente da affrontare anche con calma, di capire anche come andrà ad evolvere, evidentemente. Stiamo parlando di normative che sono un'assoluta novità, ma che diventeranno certamente delle normative importanti, sulle quali credo bisogna davvero cominciare di pensare di andare poi ad approfondirle, perché verrà un momento che, al di là del fatto magari della verticalità di quella che potrebbe essere di qualcuno di voi o di voi il tema della sicurezza, ma è chiaro che il tema della sicurezza si va a innestare poi all'interno di questo sistema più ampio della gestione delle regole dell'organizzazione e della loro conformità. Quindi Andrei, torno indietro su queste 2 slide per fare molto molto rapidamente. Naturalmente ecco che il sistema della 37301 introduce quindi un elemento interessante, introduce la possibilità di andare a fare una modellizzazione dell'organizzazione, che è un po' quella tipica che possiamo pensare di affrontare sulle quelle che sono le altre norme tematiche, sulla 45001 nella sua specificità di tema naturalmente, ma questo in una visione più articolata introduce evidentemente il fatto di andare a modellizzare come con un manuale, dove non è l'unica forma evidentemente, e qualche volta qualcuno dice che i manuali non servono e non sono neanche più un requisito obbligatorio, ma è chiaro che su un tema di questo tipo, se andiamo poi a affrontare il 231, dove lì la formalizzazione del modello è comunque un elemento importante per dare evidenza che l'azienda comunque un modello ce l'ha, almeno nella forma, poi si va a vederne l'efficacia nel momento in cui ci sono le violazioni e devono essere accertate eventualmente e comminate le sanzioni. Però è chiaro che la modellizzazione tipica di questi del sistema è un manuale impostato sui famosi 10 punti, come magari sono impostati la maggior parte, perché è un dato ormai di letteratura planetaria, come sono impostati i sistemi di gestione, i manuali di gestione delle specifiche tematiche. Quindi sono modelli naturalmente questi della ISO che introducono il sistema PDCA, Plan, Do, Check, Act, quindi la rappresentazione poi di questi modelli organizzativi, manuali, procedure, istruzioni, protocolli, regolamenti, buone prassi, evidenze oggettive di conformità, perché l'obiettivo naturalmente è di tenere sotto controllo quelle che sono le attestazioni della conformità rispetto a quelli che sono i rischi più grossi che l'organizzazione può pensare di avere. Arriviamo quindi a queste norme, che sono quelle che andiamo a vedere adesso. Vado ad aprirle, chiudo queste slide e vado proprio ad aprire la norma, che così facciamo rapidamente, in quanto manca adesso alla chiusura del webinar. Diamo un'occhiata alle norme e vediamo appunto la 37301. La vediamo proprio nella sua fisicità, è già una norma tradotta, quindi è nella disponibilità, la potete acquistare presso l'Uni. Vedete qui sostituisce la 19600. Il comitato tecnico 309, che è il comitato tecnico di riferimento. Ecco qui già andando a vedere come dire l'indice, possiamo già andare a inquadrare alcuni elementi. Contesto dell'organizzazione, come le altre norme ISO, è chiaro che qua va fatta quella contestualizzazione anche rispetto alla domanda che era stata fatta in precedenza, cioè vogliamo capire. È chiaro che nell'analisi del contesto non posso prescindere dall'andare a fare una visione complessiva di tutto quello che mi si va ad applicare, andando a vedere poi all'interno dell'organizzazione come le applico e chi poi ha la responsabilità dell'applicazione. Ci sono
aspetti amministrativi, aspetti commerciali, aspetti che sono legati alla funzione di procurement degli acquisti, aspetti legati alle fasi di produzione. Cioè, è chiaro che devo fare una valutazione complessiva e devo cercare di andare a capire qual è poi quel perimetro. E in questo senso io andrei ad affrontare, magari se devo pensare di che cosa andare a mettere a terra, dove posso avere i rischi più grossi. Beh, se il rischio più grosso è la sicurezza, mi sento di dire che andando eventualmente poi verso una certificazione ISO 45001, diciamo che ho già fatto un buon lavoro. Ma se oltre alla sicurezza ho anche altri rischi, per esempio quelli rappresentati nello spettro di applicazione del 231, è chiaro che vado eventualmente poi a contestualizzare l'analisi dei miei rischi per quanto riguarda quelli che sono gli aspetti, per esempio, legati alla responsabilità amministrativa, che è la responsabilità penale del soggetto giuridico sostanzialmente, e le cui sanzioni possono andare poi a dare un pregiudizio sulla continuità operativa dell'azienda. Quindi è chiaro che è una norma, anche qui, in questo senso, poi bisogna andare a fare una verifica di esigenze e di aspettative delle parti interessate, andando a individuare gli stakeholder critici, evidentemente poi rispetto al perimetro che sono andato ad affrontare. Quindi vado e determino il campo di applicazione in una visione anche di questo campo di applicazione che un sistema di compliance deve prevedere, cioè non è un sistema statico, nessuno anche degli altri sistemi è statico, ma questo a maggior ragione. Parto da qualche cosa e poi via via nel tempo andrò eventualmente ad implementarlo, ad allargarlo, ad allargare quel perimetro, parto da un perimetro minimo significativo, poi lo vado ad allargare. Ripeto, a livello italiano certamente il 231 fornisce davvero un elemento significativo da pensare di andare a affrontare. Deve esserci quindi il sistema, devo andare a individuare i miei obblighi di compliance. Ecco, qui è proprio esplicitato il tema degli obblighi, è esplicitato anche nella 45001, che è rappresentato poi in Italia dall'81 sostanzialmente. Ma qua devo andare proprio a vedere questi obblighi legati a quello che è il perimetro di valutazione, quindi l'obbligo potrebbe, ripeto, essere il 231, ma non necessariamente, potrebbero esserci degli altri aspetti, ma certamente il 231 è un tema, signori, è un tema che è molto molto rilevante, perché si tira dietro gli obblighi segnalativi, che si tira dietro la continuità dell'impresa, la crisi dell'impresa. Dobbiamo mettere in pista quindi poi un processo di valutazione dei rischi, che è un tema a voi noto, addirittura voi lavorate probabilmente proprio sulla valutazione dei rischi dell'81, che è un documento prescrittivo obbligatorio, anzi è il documento più importante, che è compito del datore di lavoro, che non può essere tra l'altro neanche delegato. Abbiamo il tema della leadership, anche qui nulla di nuovo, il tema della leadership, l'impegno, ecco, qui c'è il discorso organismi di governo, alta direzione. Questa qui è una norma anche che richiede poi che debbano essere proprio definite le funzioni direttive dell'azienda anche in funzione di quella che è la sua ragione sociale, i soci, l'organo amministrativo, c'ho un CDA, ho l'amministratore unico se siamo società di capitali, ho l'organo di controllo, ho un organismo di vigilanza anche per quanto riguarda l'applicazione 231. Cioè è chiaro che qua dobbiamo andare davvero a avere la rappresentazione di quella che è la struttura dell'organizzazione, e dove tra l'altro qui nei ruoli responsabilità e autorità deve essere chiaro l'organismo di governo e l'alta direzione, e qui esplicitamente è richiesta che si istituisca, come esistono già altre funzioni, l'amministrazione, le risorse umane, la produzione, la progettazione e quant'altro, quelle che sono le funzioni tipiche di un organigramma, deve essere istituita una funzione di compliance. Deve esserci proprio una funzione, è un requisito prescrittivo per essere poi certificati. Quindi è chiaro che dobbiamo mettere dentro delle figure che abbiano delle competenze, è una funzione tra l'altro di staff, non è una funzione di linea, che dovrà poi interfacciarsi con tutte le altre funzioni, con tutti gli altri responsabili di funzione, perché a loro volta quei responsabili di funzione avranno degli aspetti specifici di compliance che saranno sottesi al loro ruolo e alla loro funzione all'interno dell'organizzazione. Naturalmente, oltre alla funzione di compliance, c'è proprio l'estrinsecazione del management, cioè è chiaro che questa funzione si deve poi andare appunto a interfacciare con quella che è l'organizzazione, quindi la modellizzazione anche banalmente degli organigrammi non è un aspetto irrilevante, non sarà un aspetto irrilevante anche messo in relazione a quella che è l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che stabiliscono già anche quelli i ruoli, le mansioni e le responsabilità. E poi sotto c'è il personale, perché è chiaro che la compliance non è che deve finire
a un certo livello, ma deve essere un percorso diffuso. E qua noi, voi che fate 81-08, cioè lo sapete benissimo che quali sono gli obblighi dei lavoratori, sono addirittura disciplinati nell'ambito mandatorio dell'81. Quindi ecco che questa qui è una norma che introduce proprio il fatto che è una norma di governance, quindi deve essere, la leadership qua deve essere effettiva. Si parla di cultura della compliance, cioè deve essere un elemento che poi andiamo davvero a diffondere internamente e sull'esterno dell'azienda, la dobbiamo promuovere anche all'esterno. In alcuni casi vediamo sui siti oggi che cominciano a comparire dei bottoni, cioè dove c'è scritto la nostra compliance, dove troviamo dentro le loro certificazioni, i codici etici di comportamento dei modelli 231, aspetti autorizzativi importanti che possono fare la differenza anche per quanto riguarda potenziali clienti che sono interessati a rivolgersi ad aziende che, come dire, da questi semplici elementi possono capire che la compliance per loro è un fatto significativo. Il tema della pianificazione, dove abbiamo le azioni per affrontare i rischi e opportunità. Deve essere fatta la valutazione del rischio come viene fatta sull'81, deve essere declinata ovviamente su quelli che sono i rischi del perimetro che vado a fare. Se applicassimo il 231, abbiamo il catalogo dei reati 231 dove vado lì a fare la mia valutazione di rischio, andando a vedere inizialmente quali sono i reati che si applicano o non si applicano, che magari non tutti si applicano, e poi andiamo a vedere che tipo di rischio mi introducono le diverse fattispecie rispetto al mio funzionamento, rispetto alla mia ragione sociale, rispetto al mio campo di attività principale e secondario. La definizione quindi degli obiettivi e la pianificazione per il loro raggiungimento. Cioè qui cominciamo anche a entrare in un meccanismo, voi lo sapete se fate sicurezza, dove qualche volta gli interventi organizzativi e anche strutturali, infrastrutturali, per gli adeguamenti legati a gap di sicurezza che ci fossero, possono comportare anche investimenti importanti. Il tema della compliance introduce questi elementi, evidentemente. Poi abbiamo il tema del supporti, quindi le risorse, dobbiamo individuare le risorse umane, individuare tutte quelle che sono le figure di garanzia rispetto al perimetro o rispetto comunque al funzionamento dell'azienda. Tutte le figure del servizio prevenzione e protezione, tutte quelle che sono le figure legate all'applicazione del profilo della privacy, dal titolare del trattamento ad arrivare fino agli incaricati, passando eventualmente dal DPO, dal Data Protection Officer, o l'organismo di vigilanza per quanto riguarda gli aspetti di 231, il direttore tecnico SOA, o tutta una serie di un'enormità di funzioni di compliance che spesso ci troviamo all'interno delle organizzazioni, responsabile tecnico ai sensi del DM37 del 2008, cioè all'interno dell'azienda ci sono già un sacco di figure di garanzia che devono avere delle specifiche competenze e poi devono avere le competenze anche il personale. Quelli che operano anche ai livelli più bassi devono sapere che hanno degli obblighi legati alla conformità, quelli dell'81 sono poi quelli tipici. Il tema quindi poi anche delle risorse in termini anche di conformità delle infrastrutture dove le aziende vanno a lavorare. Le agibilità, i certificati di prevenzione incendi non sono solo un problema di 81, sono un problema di governance dell'organizzazione. Questi obblighi, perché se succede qualche cosa va a salta per aria l'azienda, al di là delle problematiche che posso avere dell'81. Ma abbiamo anche poi i mezzi, i macchinari, le attrezzature, tutte le tematiche delle marcature delle macchine, della corretta manutenzione e tutto quanto, che sono temi che certamente hanno un'inerenza molto stretta con le tematiche dell'81. Quindi qui abbiamo il tema della formazione importante, la consapevolezza, la comunicazione, le informazioni documentate, il fatto che è opportuno avere delle informazioni documentate, quindi un manuale, procedure, protocolli, niente di nuovo. Devono essere pianificati e definite poi le attività operative, i controlli operativi, per quanto riguarda poi anche la definizione eventualmente di controlli e procedure o di buone prassi, che mi consentano di gestire correttamente il mantenimento delle evidenze di conformità. C'è il tema di far emergere le preoccupazioni dei processi di indagine, e che è un tema che è legato al whistleblowing. Cioè le preoccupazioni non sono solo le segnalazioni di violazioni di regolarità, ma anche la preoccupazione che possano accadere. Quando ci sono le segnalazioni, quando vengono segnalate le preoccupazioni, deve esserci qualcheduno che le prende in carico e che fa un processo di indagine. E qua andiamo, che si va ad innestare, se volete, la 37.002 per la gestione di queste segnalazioni. Un tema peraltro che è arcinoto come obbligo per quanto riguarda l'applicazione dell'81. Gli obblighi segnalativi l'81 li introduce già. La valutazione delle prestazioni, la necessità che poi
quindi ci sia uno sviluppo di indicatori, e per quanto riguarda l'aspetto poi certificativo deve esserci un reporting relativo alla compliance rispetto a quelle che sono le verifiche di funzionamento. È chiaro che qua deve esserci un sistema che sia strutturato, in cui qualcheduno che ha la responsabilità di interfacciarsi all'interno della funzione compliance o con la funzione compliance deve dare evidenza a questa che se c'era un problema di conformità che doveva essere rispettato sia stato assolto, e lo comunichi con le giuste formalità. Cioè non dobbiamo dare per scontato che siamo a posto, ma se c'è qualcuno che ne ha la responsabilità mi deve comunicare che siamo a posto, e qui poi nasce tutto un sistema di raccolta strutturata e ordinata di queste registrazioni. Il tema degli audit interni è un tema tipico dei sistemi di gestione, ma a maggior ragione diventa rilevante nell'ambito dell'applicazione di questi sistemi. E il management review, il riesame della direzione, che è proprio una relazione sullo stato di funzionamento della compliance. Oggi è la relazione che questa relazione sulla compliance è una relazione che andrebbe poi essere inserita all'interno della vita delle società di capitali. Questa relazione, quando vado a approvare il bilancio civilistico, approvano anche questa relazione, al di là del fatto che magari hanno già l'obbligo perché non sono aziende che operano in forma semplificata. Quindi c'è tutto un elemento da fare considerare, e poi il tema del miglioramento continuo. Quindi questa è la questione. Vado adesso e apro rapidamente la 37.002, che così diamo un'occhiata anche a questa, perché voglio farvi osservare. Ecco, questa è una libera traduzione che ha fatto una mia collega, che ringrazio, la dottoressa Ghirardi, perché la norma non è ancora tradotta in italiano, quindi abbiamo fatto noi una libera traduzione della 37.002. Come potete vedere dall'indice, ecco qua, ci sono tutta una serie poi di elementi che non sono stati messi, però andando a vedere l'indice, qui potete vedere anche qui, c'è da capire il contesto dell'organizzazione, come è strutturata l'organizzazione relativamente al sistema di gestione delle segnalazioni, che è quello del whistleblowing. Abbiamo un'unica sede, abbiamo sedi diffuse, abbiamo questo o quel livello di informatizzazione per gestire i canali segnalativi dall'interno, dall'esterno. È chiaro che deve essere fatta un'analisi, capire quali sono i bisogni e le aspettative delle parti interessate, anche quali sono gli obblighi normativi. Vi ho detto che la direttiva va a introdurre degli obblighi di avere eventualmente poi delle piattaforme che abbiano una caratteristica di strutturazione per le aziende sopra i 250 dipendenti, e dal 2024 sopra i 50 dipendenti, che questi canali segnalativi devono avere poi delle caratteristiche ben precise. Deve esserci quindi un sistema poi di gestione di queste segnalazioni che sia strutturato all'interno del sistema più articolato di gestione della compliance. Anche qua si parla di organo direttivo, di vertice aziendale. La politica di denuncia delle irregolarità è un tema tipico ovviamente in tutte le norme ISO, e anche qui vedete che c'è l'organo direttivo, il top management, e poi c'è la funzione di gestione delle segnalazioni, che potrebbe essere la funzione di compliance che gestisce poi questi aspetti, dove è molto importante che ci sia poi comunque la definizione di chi è il cosiddetto decision maker. La norma stabilisce il punto del decision maker. Arrivano delle segnalazioni, c'è un processo di indagine, vengono fatte delle valutazioni, e poi bisogna prendere una decisione. Primo, la segnalazione è pertinente o non è pertinente? Secondo, la segnalazione è pertinente, devo mettere in pista dei processi, che possono essere processi sanzionatori, possono essere processi di miglioramento continuo. È chiaro che qua deve esserci poi qualcheduno che decide, che magari non è la funzione di compliance, ma qualcheduno dell'organo amministrativo che ha una specifica delega eventualmente su queste cose. Quindi è chiaro che poi tutto va a essere messo in relazione a quelle che sono le dimensioni delle organizzazioni di dimensioni aziendali. Ma l'obbligo normativo del whistleblowing si applica a tutte le aziende al di là della loro dimensione. Quindi è il problema classico che abbiamo quando andiamo a sviluppare il nostro lavoro. Le grandi e le piccole organizzazioni, le leggi se ne fottono se sono grandi o piccole. Le leggi determinano degli obblighi, quindi devono comunque essere assolte queste cose qua. Quindi ecco, questo è un po' il tema del whistleblowing, quindi obiettivi, le azioni per affrontare i rischi e le opportunità. Volevo andare al punto 8, ecco perché qui c'è una declinazione al punto 8 proprio degli aspetti operativi di gestione del processo di whistleblowing, un sistema che chiarisca in maniera certa rispetto magari anche agli obblighi normativi la ricezione delle segnalazioni degli illeciti, la valutazione delle segnalazioni di questi illeciti
denunciati, valutare e prevenire i rischi, affrontare l'illecito segnalare, proteggere e supportare l'informatore, che non è il delatore, ma il whistleblower, anche rispetto a quelli che sono gli aspetti contrattuali, il contratto collettivo nazionale di lavoro o la legge 179. Per quanto riguarda il sistema Italia, deve esserci la tutela del soggetto segnalato, non è che uno lo mobbizziamo, lo licenziamo o lo mandiamo a lavorare a Canicattì se lavora in vetta d'Italia. Cioè, è chiaro che perché ha fatto una segnalazione di una violazione di un'irregolarità. E quindi qui ci sono poi tutta una serie di elementi che sono poi quelli tipici delle norme. Ho fatto una prolusione rapidissima, ma da svizzero, quale ormai sono diventato... Gianfranco, ti faccio una domanda, ti giro una domanda che ti avrei fatto io. Precisissimo sul tempi che ci eravamo dati. Sì, perfetto. Gianfranco, ti faccio un'ultima domanda al volo, te l'avrei fatta io se non arrivava da un nostro... La segnalazione anonima garantisce ovviamente il segnalante, no? Però mi fanno osservare, potrebbe far perdere un sacco di tempo un numero elevato di segnalazioni non pertinenti. Qui posso dare una mezza risposta io, poi ti lascio la parola. Cioè, qua la segnalazione non pertinente e la segnalazione deviante viene comunque trattata come segnalazione mirata a generare una situazione che, a seconda del tipo di segnalazione, può essere a sua volta una segnalazione passibile di un procedimento sanzionatorio. Vale il fatto che va tutelato il segnalatore, ma vale anche il fatto che il segnalatore che non dice cose pertinenti o segnala delle non verità può essere a sua volta perseguito. Se posso permettermi, Marco, certo. Il tema è proprio, come dire, insomma, è anche nella ragionevolezza delle cose, cioè le segnalazioni bisogna accettarle tutte. È chiaro che c'è un vaglio, c'è una procedura che prevede poi un vaglio. È chiaro che la segnalazione anonima di delazione cioè, ci deve essere qualcheduno che gli fa una prima scremata, ok? Però è chiaro che deve essere tenuta in considerazione anche la segnalazione anonima, come deve essere tenuta in considerazione anche nel vaglio quella segnalazione che sia una segnalazione mendace, che vuole mettere in cattiva luce qualcheduno. In questo senso la legge 179 stabilisce che anche nel momento che venga a essere fatta una segnalazione dove venga a essere accertata proprio, come dire, la natura, chiamiamola di tipo persecutorio, a fronte di una totale, come dire, non veritiera elemento alla base della segnalazione, cioè è chiaro che chi l'ha fatta poi deve anche assumersi quella che è un'eventuale responsabilità, e questo viene stabilito. Ci sono poi altri reati che si vengono a profilare, la calunnia piuttosto che altre situazioni. Cioè è chiaro che è un tema che riveste una certa delicatezza, ma che deve essere affrontato in maniera significativa, ed è un tema planetario, come dicevi tu, l'Inghilterra, ma in moltissime parti del mondo ormai è un argomento che c'è, che adesso anche il legislatore italiano e il legislatore europeo sono andati a regolamentare. Ok. La norma parla di riservatezza, non è che debba per forza esserci l'anonimato. Il tema certamente deve essere garantita la riservatezza e addirittura magari anche l'anonimato, eventualmente. Ok? Certo, sì, a tal proposito i sistemi informativi prevedono la doppia possibilità, e addirittura il sistema informativo potrebbe, anzi dovrebbe, mettere in condizioni eventualmente il gestore dei dati, dovrebbe mettere in condizione il gestore dei dati anche a fronte di una richiesta dell'organo di polizia giudiziaria di mettere a disposizione la provenienza quantomeno della... Allora vi posso dire per quella che è la mia esperienza di lavoro, io faccio parte anche di una ventina di organismi di vigilanza in alcune aziende italiane dove questi canali segnalativi sono stati predisposti di dimensioni anche diverse, evidentemente, dove uno dei canali magari è banalmente il comunicare che possono fare queste segnalazioni attraverso una lettera raccomandata, anonima anche se volete, in cui viene inviata e poi viene a essere presa in carico da chi la prende in carico. Normalmente dove ci sono gli organismi di vigilanza, qualche volta sono anche gli organismi di vigilanza destinatari di queste cose.
È chiaro che la 37.002 introduce eventualmente la definizione magari poi di canali più strutturati, di cui potrebbe essere anche l'organismo di vigilanza il destinatario. Oppure poi ci sono i canali informativi, ci sono degli account dedicati, chi ha il 231 spesso si trova, è proprio un account specifico che viene messo, indirizzato e indicizzato poi ai membri dell'organo o al membro dell'organismo di vigilanza, che prendono loro in carico le segnalazioni, fanno delle loro valutazioni e poi le gestiscono con quelle che sono le figure competenti all'interno dell'organizzazione, tipicamente l'organo amministrativo. La direttiva introduce invece l'obbligo che questi canali, nei casi dei 250 dipendenti e dei 50 dipendenti, invece siano su piattaforme dedicate in questo senso. Alcune aziende predispongono loro delle piattaforme, esistono già dei sistemi, delle piattaforme a livello internazionale che forniscono già questo tipo di servizio e che garantiscono ovviamente un sistema molto strutturato di gestione di queste segnalazioni nel rispetto della direttiva già a livello europeo e quindi, come dire, ci sono già anche un sacco di strumenti che si possono trovare per poi gestire questi ambiti. E comunque aziende come Cortis Lentini sono perfettamente in grado evidentemente poi di gestire anche aspetti di questo tipo. Sì, sicuramente sì, abbiamo già ben chiara tutta la materia. Qui si tratta di tolte le corna, siamo all'orario di chiusura. Io ringrazio. Se ci sono altre domande, possiamo magari vedere ancora 5 minuti, 10 minuti se volete. Io do la disponibilità. Ci sono un paio di domande che vanno molto sul tecnico, così come mi aspettavo, perché ci chiedono: ma come si fa per seguire il segnalatore nel caso in cui la segnalazione non sia pertinente e comunque sia deviante rispetto alla segnalazione stessa? Quindi per seguire il segnalatore vuol dire andare a cercare di capire da quale dispositivo eventualmente ha effettuato la segnalazione. Non è detto che... No, Marco, posso interromperti? Sì, certo. Il tema non è quello di perseguire il segnalatore. Il primo tema è di... Parlavo di perseguire il segnalatore nel caso in cui si renda... No, la pertinenza della segnalazione. Se la segnalazione è chiaramente... Cioè una segnalazione che fosse, come dire, non pertinente e che volesse mettere, come dire, in cattiva luce l'organizzazione o qualcheduno dell'organizzazione, cioè è chiaro che chi ha fatto questa segnalazione se ne deve assumere la responsabilità. Sì, intendevo proprio questo. Se è una segnalazione anonima, rimane anonima e quindi ovviamente verrà cestinata, verrà archiviata come non pertinente, anonima e oggetto di questa cosa qui. Ma se invece è pertinente, il segnalatore è tutelato, evidentemente. Certo. E altro? Sì, qui dicono servirebbe un sistema di attribuzione di un codice univoco al segnalatore, eventualmente rintracciato. Le piattaforme forniscono... Sì, si può fare sia in un modo che in un altro, nel senso che... Queste piattaforme garantiscono eventualmente questi elementi, garantiscono l'anonimato e possono garantire la riservatezza, quindi consentono di avere dei canali dove uno poi, certo, rispetto alla situazione che vuol fare, può pensare di mantenere l'anonimato o di avere garantita la riservatezza. Esatto. Sì, poi eventualmente avremo occasione di approfondire. Faccio osservare che il mancato obbligo segnalativo mi è successo almeno in qualche caso, è proprio legato a infortuni sui luoghi di lavoro. Ambito Liguria, proprio un caso anche relativamente recente, in cui a seguito di un infortunio grave sul lavoro, la prima domanda che ha fatto l'organo di verifica, che era stato demandato dalla procura, è stato: avete il modello, applicate il 231? La seconda domanda è stata: avete applicato le disposizioni di whistleblowing? E il terzo è stato poi tutte le richieste naturalmente pertinenti ai fini della verifica dell'applicazione dell'81, per capire come si è declinata questa questione. Perché? Perché gli organi inquirenti vogliono, o di indagine iniziale, vogliono sapere come l'azienda si è comportata, per capire nell'eventuale responsabilità qual è la gradazione della pena. È chiaro che se una ha assolto agli obblighi, ha informato e poi non ci sono state segnalazioni, è messa meglio rispetto a una che non lo ha fatto
che viene accertata la responsabilità, viene accertato magari che quel fatto lì era un fatto arcinoto e nessuno l'aveva mai segnalato. Ma nello stesso tempo il segnalatore consapevole deve sapere che se rispetto a un accadimento che è successo e che lui era parte comunque di questo, di questo processo, di questa attività, e vedendo che c'erano delle violazioni di regolarità non lo ha fatto, è chiaro che magari non è più un semplice testimone, ma potrebbe diventare un coimputato. È chiaro? Chiarissimo, Gianfranco. Bene. Mi chiedono l'ultima cosa. Gli obblighi segnalativi riguardano solo la sicurezza o riguardano anche gli altri reati del 231? No. Io rispondo al volo. Gli obblighi segnalativi del 179 non riguardano la 37301 sul campo di applicazione, ma tutto il quadro delle regole che le aziende devono adempiere. Tutto. Esatto. Tutto. La direttiva, tra l'altro, europea va a delimitare proprio specificatamente alcuni campi di attività, ma dice anche che ogni Stato avrà poi la possibilità, rispetto a quel minimo che la direttiva va a indicare, di andare ad aggiungere quello che vuole. E il 179, da questo punto di vista, per quanto riguarda l'Italia, è già chiarissimo. L'obbligo segnalativo non riguarda solo gli aspetti di sicurezza, ma tutti quelli che sono gli aspetti di violazioni di regolarità, di leggi o di norme che si applicano allo Stato e che si applica a ogni persona nello svolgimento delle sue attività all'interno dell'organizzazione. È chiaro? È chiarissimo. Bene. Ho la batteria al 5%, quindi non ci sono altre. Il computer sta dicendo che ormai è arrivata l'ora. Sì, 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 ci siamo. Ok. Io vi ringrazio tutti, ringrazio Ayas. Ringrazio Ayas e un saluto a tutti quanti che hanno partecipato. Spero di non aver detto troppe cazzate, insomma. Credo qualcheduna l'avrò detta, ma non tutte, ecco. No, no, assolutamente. Abbiamo, io ringrazio. Direi centrato l'obiettivo. Ringrazio voi come relatori e poi nei prossimi giorni verranno messe a disposizione la registrazione di questo video forum ed eventualmente anche la presentazione fatta sul nostro sito, e poi verrà mandata a comunicazione. Per gli attestati di partecipazione verranno mandati al vostro indirizzo mail nei prossimi giorni, la prossima settimana, e ci troviamo per un nuovo appuntamento. Io ringrazio in primis i relatori e Cortis Lentini per questa iniziativa che ha portato oltre 140 persone a partecipare, e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie a tutti. Grazie, buona serata a tutti, grazie, arrivederci.